Allora, fermatevi, fermatevi, c'è una discussione accesissima sugli under, la riprenderemo tra poco. Devo leggere qualche messaggio su Facebook, cominciando da Antonio Giannattasio. Una domanda per Amodio, segnatevele, poi mi rispondete dopo tutti assieme. Secondo te, una squadra che in casa ha perso minimo 6 punti facendosi recuperare in extremis è per colpa di inesperienza o è un fatto di mentalità? A Zappacosta, facciamo parlare un po' Davide, che per colpa mia non ha parlato. Vi rendete conto che ieri, nonostante avete disputato una delle migliori gare da inizio campionato, avete buttato tutto alle ortiche per non aver chiuso la partita sul 2-0 e per aver subito l'ennesimo gol da Polli? E Questo già l'ha i detto tifosi Davide. se la prendono con Rastelli. A Roberto Amodio, perché spesso all'interno dello spogliatoio si creano contrasti tra calciatore e allenatore, alla fine chi paga è sempre l'allenatore? A Gallo, questo è un campionato molto mediocre. Quali accorgimenti dovrebbe prendere la società per migliorare e potenziare questa squadra dal comportamento spesso discontinuo? Prima di finire, perché c'è anche una telefonata, allora Roberto, ti leggo il messaggio di questa Anna Picariello che dice: un saluto affettuoso da quel bambino, quindi forse è il marito che scrive, che negli anni 80 accompagnavi nel parco Capozzi dove abitavi tutti i giorni dopo gli allenamenti. Ricordo ancora il tuo cane, Dacapo. Se non erro, vorrei tanto Sì. rivederti. Oggi ne ho 37 e sono padre di una splendida bambina. Ciao Mario. C'è anche il numero di telefono, quindi eventualmente dopo te lo lasciamo Sì. e ti facciamo. Te lo ricordi? Non... È un scritto bambino, con lì le è un nicchie della moglie, bambino. però. È un bambino, non Era un è bambino di quando, ora è Può un uomo di essere pure che 37 qua anni. frequenta, però mo, Ne se era avevi un tanti. bambino. Ora è un uomo di 37 Però se lo anni. vedo conosco sicuramente. Prima di farvi rispondere, partiamo da Sì. Zappacosta, Sì. Marco. C'è una telefonata, pronto? Ciao, sono Gian. Buonasera. Ciao, buonasera. Senti, io volevo riaprire per un attimino il capitolo biancolino, Aia. perché a me sta a cuore, visto che, come tu hai visto, l'unica punta centrale che abbiamo è lui, sulla carta. Un attaccante che nella C1 praticamente ha fatto forse non 100, ma qualcosa in meno di gol. È uno che ha un bel pacchetto di gol che ha fatto in questa categoria. La mia domanda è questa, voglio dire, Catania fuori ruolo, perché deve giocare dietro alle due punte. Castaldo fuori ruolo, perché una seconda punta te lo fa giocare come prima punta. D'Angelo per le prime due partite non l'ha fatto giocare, cioè Rastelli sta facendo di tutto per farsi mandare via e la società non se ne accorge. Io dico questo, arrivato a questo punto, diamo il via libera a Rastelli di andare via, perché obiettivamente secondo me l'Avellino ha una squadra abbastanza forte da giocarsi il primo posto. E concludo, e concludo. Biancolino, 35 anni, uno migliore di lui attualmente a rosa non c'è, quindi Biancolino oggi lo metti, lo fa giocare fino a dicembre, fa delle figuracce se li deve fare, ma io penso che col Castaldo vicino non li fa le figuracce, anzi fanno i gol. Detto questo, a dicembre va via, ma non possiamo adattare Catania, che è una delle migliori ale Sì. destre della categoria di C1, Ti forse pure di C2. ringraziamo, Un attimo solo, grazie. concludo, Sì. lo mettiamo dietro alle punte e poi facciamo giocare Castalto prima punta, Va non bene. Grazie. Guardiamo la Grazie. classifica. Benevento È Frosinone finita 0-0. 0-0, l'Avellino è a 3 punti dalla prima. Non esageriamo, abbiamo anche noi criticato Rastelli, ma non esageriamo. Siamo Infatti. lì e bisogna rimanere calmi, sereni, tranquilli e soprattutto abbiamo la migliore difesa del campionato con Roberto Amadio l'ha detto in 8 gol. apertura, ecco, io non devo fare E il quarto riferimenti ad come miglior Avancordo, però attacco. purtroppo c'è questa grande attesa e Se Benevento, questa oggi se pressione parli sulla con squadra. quelli del Benevento c'ha 6 attaccanti, 6 prime punte. Non lo so chi ha giocato stasera, ma sicuramente se Cipriani. parlerà nei tifosi.
perché non avrà fatto giocare a quegli altri quattro che non giocavano? È sempre così nel calcio. Pure io ho visto il primo tempo, il Benevento, vi posso dire che nel primo tempo ha sbagliato un rigore e ha sciupato occasioni peggiori delle nostre. Facciamo parlare un po' Davide Zappacosta, questo gol da Polli, diceva il telespettatore. Questo non so d'accordo, perché un gol da Polli, io sono gallo, ma perché ma se per questo gol da Polli, perché io mi devo sentire sempre inferiore, che non ho capito. Davide, parliamo più che del gol, ti giro la domanda che fatta anche a Roberto Amodio, il fatto della mentalità, cioè il fatto di aver perso, l'hai detto all'inizio, tutti questi punti in casa, peccate un po' forse di inesperienza o semplicemente un po' di concentrazione, perché io ti svelo una cosa, non so se dal campo ve ne siete accorti, l'abbiamo notato io in giro, prima del gol del Latina c'erano Rastelli e Dario Rossi che si sbracciavano dalla panchina, soprattutto quando il Latina tentava di entrare in aria. Io non dico come se avessero percepito la difficoltà del momento, ma soprattutto Dario Rossi, che cura la fase difensiva, vi ha richiamato tantissimo. Sì, sì. Ma sul gol posso dire che sicuramente è stato causato da disattenzioni. E sul fatto dei mister, sinceramente non ci ho fatto caso, però Dario Rossi e il mister si sbracciavano perché anche in allenamento insistono molto sulle marcature e vogliono che prendiamo l'uomo subito e casomai anche se c'è un uomo libero che non è il mio di prenderlo momentaneamente per casomai limitare i danni. E quindi su quello non so che dire. Poi sul gol già detto, c'è un po' di delusione e amarezza perché è stato preso l'ennesimo gol su palle inattive e quindi fa un po' male subire questi gol così che poi ti vanno a togliere dei punti che possono risultare importanti per il proseguo del campionato. Che poi la cosa bella, Gallo, di un campionato talmente equilibrato e opinabile, discutiamo di tutto, parliamo di punti persi in casa, si va a dare un'occhiata alle statistiche, punti in casa, Gubbio 16 punti, Pisa 14 che guida la classifica, Avellino 13, abbiamo sciupato davvero l'impossibile, almeno 3 partite, diciamo. Reti subite, l'Avellino ha la miglior difesa del campionato insieme al Prato. Però contestiamo l'allenatore perché su delle scelte nemmeno a me convince. Alla fine però, la dirà lui, il fatto che prende pochi gol alla fine pagheranno. Perché in questa categoria chi prende pochi gol alla fine prima o poi parola al traguardo ci arriva. Parola di difensore. No, ci arriverà. Io sono convinto di questo perché avere la grande difesa è che ne dicano alcuni seguaci di alcuni allenatori che da 20 anni non vincono, per me la grande difesa ha sempre fatto la storia del mondo. Al di là di questo, io noto una cosa, in qualsiasi trasmissione io sia andata nel corso di mai so 30 anni, in qualsiasi città d'Italia, si bada sempre a ciò che succede in casa propria, cioè abbiamo perso dei punti stupidi. Però contemporaneamente in tutte le città quelle guadagnate semmai non si guardano. Poi se vai in un'altra città anche quelle hanno perso punti stupidi, ma allora questi punti intelligenti dove sono? Il problema è che il gol stupido si prende per tutto il campionato, i punti stupidi si perdono per tutto il campionato. Poi viene il momento, come dicevo prima, che marzo, aprile e maggio è lì che non si sbagliano le partite, perché lì il gruppone è quello. Diverso è il caso di un Perugia che eppure verrà fuori dopo gennaio il Perugia, verrà fuori anche il Perugia, però viene il problema che se poi tu rimani a 15 punti di distacco dopo 10 partite, allora dici qua c'è qualcosa che io devo andare a regolamentare, ma finché si sta giustamente nel gruppo a 3 punti, lì è che una volta lo perdi, una volta lo vinci, una volta lo pareggi, però stai lì, il problema non esiste. Se Biancolino sta bene si prenderà il suo posto, giocherà. Siano tranquilli i tifosi. Se non sta bene e dovessero esserci dei battibecchi interni, e allora quello fa il male dell'Avellino, cioè quello, il fatto, non quello la persona. Zappacosta, Rastelli come ha analizzato ieri la gara con voi nel dopo partita, se vi ha parlato? No, il mister dopo la partita non parla mai, l'affrontiamo, cioè l'analizziamo il martedì, quindi ancora non posso dire niente.
Vabbè, l'ha detto a noi 5-0. Detto. 5, esagerato, Roberto ha un po' esagerato. Rastelli ha detto che doveva finire 5-0. Il 2-0 in quel momento ci stava. Un po' esagerato. No, diciamo che dove, un po poteva andare sul 2-0. Poteva andare sul 2-0. Andava bene, 5-0 poi esagerato. No, 5-0. Analizziamo un attimo la difesa, Roberto. Allora, ieri c'è stata la espulsione di Fabbro sul finale per aver dato una gomitata a De Giosa. Fabbro che era già ammonito, rosso diretto, almeno rischia tre giornate di squalifica. Che succede? Insomma, capisco la tensione. Non lo so, sarà stato il nervosismo, anche perché è un giocatore che io ho avuto negli ultimi 2-3 anni. Un ragazzo, sì, è duro, un difensore arcigno, però sempre stato corretto, non ha mai avuto momenti di nervosismo. Non lo so quello che è potuto succedere ieri. Mi auguro, ecco, che non ci sia una lunga squalifica, perché non penso che abbia procurato tanto male all'avversario. C'è stato il gesto che potrebbe essere sanzionato con 2 giornate, non lo so. Poi è probabile. Zappacosta era vicino, hai visto qualcosa? Ma io nel campo non ho visto che, secondo me, poi tutta questa cattiveria da rosso non c'era. Poi l'azione non l'ho rivista, quindi casomai mi sbaglio, però... Non potrebbe dirlo. No, non potrebbe dirlo. Se no sarebbe un messo di luce. Se no poi domani Fabbro se no domani Fabbro grida. Fabbro capita di gridare in Gino? Non mi sono mai reso conto. Ah, non te ne sei mai accorto? Gallo, aspetta, scusa un attimo Marco, volevo fare una domanda, mi volevo legare. La domanda riguarda Roberto Cardinale, ne abbiamo parlato spesso. Questo lo conosco dall'età di 12 anni. Lo dico, ne abbiamo parlato, perché non ne abbiamo parlato in questo, Roberto Rastelli non c'entra assolutamente niente, c'entra la società che ha deciso di tenere Cardinale fuori, cioè si allena con il gruppo ma non rientra. Ma diciamo che è un po' un caso Snyder per arrivare ai nostri giorni. No? Diciamo che probabilmente ci sono stati problemi relativi al rinnovo del contratto l'anno scorso. Ora Izzo domani si sottoporrà ad una ecografia per verificare, ma sembra che abbia preso solo una botta. Fabbro è squalificato. La domanda che ci siamo posti, però, per la verità l'abbiamo fatto, Marco, lo stiamo dicendo da tre mesi, a noi sembra, insomma, assurdo tenere fuori uno come Cardinale che l'anno scorso ha fatto benissimo. Vi posso fare un esempio che spiega, sì, che mi fa rispondere alla domanda, si capisce tutto al di là dei nomi, dei cognomi dei dirigenti. Una volta la Juventus si allenava a Orbassano, io sono stato testimone auditivo di un giocatore che adesso sta in Inghilterra, ma non fa più il giocatore perché sono passati gli anni, che parlava male di Trapattoni in tutti i bar di Torino. Siccome io questo lo venni a sapere e ne sono stato consapevole, ho detto al mister, che è mio amico, dico: guarda che questo si comporta male, questo giocatore. Però io vedevo, sì, io pensavo, sì, adesso non giocherà più perché hanno saputo questa cosa. Invece questo giocatore fino al 31 di quando, fino alla fine del campionato, giocava tutte le domeniche. Allora un bel giorno sono andato a Trapattoni, sono andato a chiedere: ma mister, come mai non ci sono provvedimenti? Allora, io devo fare gli interessi della società. Io, per me è insostituibile. Per me è un giocatore che mi deve dare fino alla fine del campionato il tutto, il 1° giugno e via. Quindi il Cardinale non è un giocatore insostituibile? No, volevo dire che quando si ritiene che è un qualcosa, anche se uno non ha rinnovato il contratto, no, ci sono delle cose... Per gli interessi della società, finché io ho un tesserato che mi è importante, se Roberto Cardinale per me è importante, o rinnovo o non rinnovo il contratto, io lo faccio giocare fino alla fine, poi ne parliamo perché mi può essere utile. Cioè, e questo è il discorso. Cioè, e quindi perciò sono andato al di là, per l'Avellino, se non lo reintegra... Se non lo reintegra, non allora vuol dire che o è una cosa masochistica, o è masochismo, oppure non è ritenuto indispensabile. Non c'è altra dire. Telefonata, pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sì, prego, prego. Ditta, buonasera a tutti. Buonasera. Ma niente, io volevo sapere il suo portiere in settimana cosa fa? Va a cogliere le farfalle? Quello è posto che ho telefonato. No, portiere intende Fumagalli o il... Sì, Fumagalli, Fumagalli. Okay. Ma durante la settimana cosa fa? Cosa fa? Stasera disfattismo all'ennesima potenza. Va bene, solo questo? No, solo questo.
Ma quella colpa, cioè, è un po' montato di testa su portiere. Vabbè, io, questo qua, su questo non guardate, direi, quando dite queste cose io rimango allibita. Grazie per la telefonata. Io chiederei di rimettere un attimo l'immagine. Direi che Ermanno Fumagalli ci ha salvato tantissime volte. Può parole. Capitare, mentre la scorsa stagione beccava 10 tiri, magari faceva 9 grandi parate, adesso becca un tiro Roberto, come quello di ieri. Roberto commenta un Paolo po' questo coperto, gol. C'è Fabbro che si alza, che cerca di deviare la traiettoria della palla. Ora lo rivediamo. Ma l'ho visto, ma penso che non era facile per il portiere magari capire che la palla o si anticipava nettamente e poi magari con una deviazione veniva beccato dall'altra parte. Però ci possono stare, ecco, non vedo la responsabilità diretta del portiere. Vabbè, il gioco al massacro non fa bene. Però ecco, ragione... ecco, mettere ogni settimana ci sarà un errore di un singolo, ci sarà un errore di un giocatore, però metterli alla gogna ogni volta che si sbaglia. Il portiere meno battuto del girone. Non va bene, penso. Roberto, ti svelo un retroscena, poi c'è una telefonata. L'ultima, ride Zappacosta perché lo sa, l'ultima trasmissione che abbiamo fatto c'è stato Ciccio Millesi Studio. Sul finale, Pasquale, ci ha beccato sia me che Marco, dicendo che ci vuole equilibrio, non solo lunedì scorso che si era vinto col Gubbio, eravamo tutti felici. Quindi da allora abbiamo recepito le parole di Millesi. È vero. E la nostra parola è l'ordine equilibrio, che chiediamo anche un po' ai tifosi, per il bene di tutti, non perché noi vogliamo come dire, applaudire. Dobbiamo accorciare un po' sì, tutti gli interventi. Andiamo avanti, pronto? Pronto, buonasera. Prego. Buonasera, prego. Buonasera, buonasera, ascoltatemi. Allora, noi dobbiamo essere un poco più coerenti. Perché non è possibile che ogni volta Fumagalli, ma che doveva fare Fumagalli? Io non lo so, i difensori, magari qualche difensore può darsi che poteva intervenire, ma non Fumagalli che aspetta sulla linea di porta, ma stiamo scherzando, ma le persone che cosa aspettano? Io questa è una cosa che mi manda in bestia, ma quando guardano il calcio, se ce l'hanno con un giocatore va bene, ma che parlano così, mi sembra una cretinata, chiedo scusa, poi bene. Se dico una fesseria, la difesa e la schierata secondo me male, è stata presa in contropiede dal pallone, non è riuscita a rientrare, ma un gruppo di persone, state vedendo adesso, tutti su un giocatore e davanti non c'era nessuno. Cioè praticamente che cosa vogliono da Fumagalli? Anche ieri un'altra trasmissione radiofonica, Fumagalli, ma che doveva fare? Ma quante partite ci ha salvato Fumagalli? Ma la vogliamo smettere? Vogliamo essere tifosi dell'Avellino? O a fare i fantasmi? Va bene, grazie, volte, rispettiamo guardate, comunque massimo, le opinioni di tutti. Grazie, grazie. In effetti ognuno c'ha un pensiero. Così, il pallone è opinato. Ma chi torniamo prima? Stasera mi avete invitato, però gol da Bolli. Ma io sono venuto per essere accusato da tutti. Ci sto sempre io di mezzo. Pasquale Gallo, sei il numero uno. Andiamo avanti. Roberto, volevi dire qualcosa? No, dico che vedi, ognuno c'ha il suo pensiero, però non si può trovare sempre un responsabile, perché sennò così si include nei giocatori, ecco, c'è magari qualcuno che dice magari io faccio il mio, certo. E così non si diventa va avanti, non so, se è difficile, la diventa pericoloso. Scorsa che abbiamo vinto arrivavano pochissime telefonate, oggi il povero Michele non fanno in tempo a posare il telefono. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, intervento Stato. Veloce, grazie. Niente, volevo rispondere quanto riguarda il discorso di Fumagalli. Oh, sì. Io posso capire Fumagalli magari ha salvato molte partite eccetera, questo non diamo la colpa solo a lui, però un portiere che sulle palle inattive tre volte su tre prende gol, io penso che sia qualcosa di grave, ecco, non credo che sia una cosa molto buona questa qua, positiva. Punti va di bene vista. Abbiamo già risposto, grazie. Grazie, andiamo avanti. Facebook. Allora, Vincenzo Del Gaudio, grande Avellino, grande allenatore, grandi calciatori, vai così che si va in Serie B. Ecco, così sono contenti quelli che dicono che non si deve criticare e dobbiamo dire sì signore. Ci prende un po' in giro. Se non tenevamo a Castaldo, nemmeno in zona playoff stavamo. Buonasera a tutti. Ma ce l'abbiamo, è il nostro giocatore. Angelo Picariello ci saluta. Ieri era allo stadio da Ostia e ci dice i giocatori con il morale sotto i tacchi si sentono più forti secondo voi coi fischi? Zappacosta, sì. Grande spinta, ottimo assist ma piuttosto distratto sul pareggio. Dà ragione un altro telespettatore, dice è stato il migliore Avellino casalingo, il migliore in trasferto a quello che ha perso a Frosinone meritando di vincere. Sono abbastanza d'accordo. Non so se c'è un'altra telefonata.
Pronto, sì. Pasquale, pronto. Sei tu. Tu e Amodio stasera. Pronto, pronto. Pronto, salve, sono Angelo D'Avellino. Prego. Prego. Mi ascolti, io volevo spezzare una lancia in favore di Castelli. Per quanto riguarda una chiave di lettura della partita, l'unica mossa che ha fatto giusto è far giocare Bariti, che lascia stare che non ha segnato. Che altrimenti, se vogliamo fare la storia con il sì, qua stavamo parlando con il 3-0 e nessuno faceva discussione. Per quanto riguarda, ho visto la prima partita con un signore dietro che mi diceva Castaldo non è buono, Castaldo non è buono. Ha segnato, si è alzato e ha detto, ma che giocatore che è questo Castaldo? Io dico, poi volevo un attimo rispondere all'allenatore di prima. Castaldo quando ha segnato il gol non stava giocando la seconda punta. Grazie e buonasera. Grazie, buonasera. Grazie. Ma in effetti Castaldo... Sì, magari non nasce prima punta, però negli ultimi anni gioca da prima punta, perché l'anno scorso in B ha fatto tutto il campionato da prima punta. Quindi non può giocare... Può giocare in fatto 10 gol, sì. Andiamo sì, un po' sì, avanti, Marco. Sì. Con Zappacosta. Zappacosta, se si parla già un po' ogni tanto nello spogliatoio di mercato, sai, si avvicina no. Qualcuno... No, tra noi di questo non parliamo, questo penso, queste cose penso riguardano la società. Prima ha detto un'altra cosa. No, no. Tra noi non parliamo, fra con i procuratori. Sì. Queste sono cose che riguardano la società ed il mister, quindi... Qualcosina, sì. A Gallo, che ha detto i lavori, ma si muove qualcosa effettivamente in questo mercato detto, di... Chi l'ha detto i lavori? Chi l'ha detto? Non è un addetto ai lavori, no. Chi l'ha detto? C'è una telefonata, mi devo fermare, Gallo, ti devo fermare, no, pronto? Chiediamo prima un attimo di pazienza. In questo caso... Solo un attimo, resti in linea. In questo caso ci sono due soluzioni, o si è professionista o no. Se si fa un contratto bisogna rispettarlo, poi se con la società e il calciatore ci sono dei problemi, il procuratore, che poi non è un agente, che poi è sbagliato anche questo termine, è un manager, dovrebbe manager. Essere, allora deve provvedere per il bene di tutti. Questo dovrebbe essere la professionalità. Tutto questo non avviene, ci sono molti sensali in giro. Bene, abbiamo pronto? Capito. Pronto? Pronto? Buonasera, prego. Breve, grazie. La soluzione secondo me sarebbe acquistare Quagliarella a gennaio. Bellissimo. Mi stanno facendo ridere, parliamo seriamente. Roberto, bellissimo. Allora volevo farti una domanda che è da 100 milioni di dollari. Come intervenire sull'Avellino in questo momento? Lo sa bene la società. In arrivo, sembra, voci da Roma ci dicono che dovrebbe arrivare un difensore centrale, due centrocampisti, uno si dice che potrebbe essere Dettori, e due attaccanti, dovrebbe andare via Lasagna, Cardinale, probabilmente De Angelis potrebbe essere sulla lista di sbarco. Una notizia per i tifosi che ci hanno anche chiesto, domani c'è un problema legato al secondo portiere perché Di Masi si è fatto male, domani si farà l'ecografia, probabilmente sì. Arriverà anche un altro portiere, perché il terzo capotosto della Beretti neanche sta bene. Come si interviene per non rompere il giocattolo, come dicevi prima? Ma, tu già sai di queste notizie, quindi giustamente se c'è un bisogno di intervenire sul discorso del portiere, penso che si deve obbligatoriamente intervenire, non se si è fatto male il secondo e il terzo. Poi sugli altri queste sono scelte, non lo so se la società, se la rosa è carente in qualche ruolo. Io vedo dei giocatori importanti ad Avellino, poi se si riesce a mettere qualcos'altro. A Castellammare avete qualcosa in esubero? Perché... No, ma questi Castellammare sono tanti giocatori, ma non lo so se qualcosa in esubero. Per il momento noi stiamo bene così, quindi non è che devono uscire tanti giocatori e ne devono entrare molti giocatori. Poi bisogna vedere l'Avellino di cosa ha bisogno, se pensa di aver bisogno di qualcosa. Potrebbero essere questi almeno i ruoli. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io adesso abbandono questi discorsi. Volevo far presente che la squadra della Lina mancavano tre elementi. Milani, Angius e Barraco. Barraco, sì. Ricordatevi che se giocavano tutti e tre prendevamo una scoppola non indifferente. Ma una cosa vi posso dire, una squadra che non ha gioco. Non ho visto mai un passaggio di tre, ma io vorrei sapere, a prescindere non voglio chiedere la società, ma in 4 anni non ha fatto una promozione, non è stato capace di andare in una serie superiore direttamente, se no tramite i ripescaggi. A questo punto
questa città merita qualcosa di più, sono capace di migliorare la squadra. Se non sono capace, vabbè, stiamo lì, ci salviamo. Arrivederci e grazie. Che vogliamo fare? Vabbè. Purtroppo noi speravamo qualcosa di più. Non sono capace, lo dicono apertamente. A fine giovani, campionato però possiamo salvarci. Dire se scusi se la interrompo. Dovete dire queste cose. Però attenzione, salvare. Attenzione, la società dall'inizio. Non sarà sì. Società. Non dire la verità, non va bene. Scusatemi, sì, però la... un attimo, a fine campionato si tirano le somme. La società è stata chiara, non dimentichiamoci di cosa ci è accaduto in passato. Per fare certi discorsi non ci siamo più iscritti al campionato. La società inizio stagione è stata chiarissima. Puntiamo al salto di promozione, che poi possa avvenire attraverso i play-off o in maniera diretta, è stato chiarito. Siamo alla 12ª giornata, in piena linea con i programmi. A caldo pure a me ieri ha fatto male tantissimo, però a freddo uno ci pensa, alla fine guardi la classifica, siamo là, non dimentichiamoci di quando abbiamo vinto i campionati, anche con Casillo nel 95, sì. Arrivarono nel mercato di gennaio De Simone, Biancolino, no, due tre 2000 elementi, sì, 2000, sì, 2006, sto esempi andati, e vincemmo il campionato grazie a quegli innesti, stando sempre nel gruppone. Altra telefonata, poi fermiamo un attimo le telefonate perché sennò non riusciamo. Poi volevo fare una domanda a Gallo. Ce pronto? Buonasera. Prego. Si è visto un buon Avellino nel primo tempo. Sì. Ma il signor Rastelli ha fatto riscaldare Biancolino e Millesi. Era una buona una quarta d'ora. Ma non è che ha da mettere un terzino per si difende, per non perché si mette un revenge. Ha da mettere Biancolino e Millesi. Perché Biancolino può mantenere la palla, farsi la squadra. Non è che mette paura, non vuole vincere, mette nata terzi. E se ci vediamo, noi sono andati solo io perché non è cosa sua. Va grazie, bene, grazie. Lo voleva mettere. Ce l'ha spiegato, lo stavo ce mettendo. L'ha spiegato, poi Davide ha chiesto il cambio. Ci da spieghi quando... un attimo. Sì, sì, io avevo chiesto il cambio perché da un paio d'anni che soffro un po', diciamo, soffro per problemi di crampi. Però quelli sono problemi che... casomai giocando passano, poi Gigi non ce l'ha fatta e quindi il mister è stato forzato a fare la sostituzione come quella con Armando. Esatto. Poi su quella di Bariti non so, penso abbia preferito mettere un giocatore brevilino vista la stanchezza casomai dei avversari e poi si è rivelata anche una sostituzione abbastanza importante. Dobbiamo andare in pubblicità, tra poco c'è un collegamento speciale che abbiamo dalla Sardegna con l'ex tra poco. Ospiti, io direi alla regia di andare subito a vedere quei gol che sono stati realizzati ieri sui campi del girone B di Lega Pro. È una vittoria importante quella del Gubbio che nell'anticipo della 12ª giornata del girone B di Lega Pro ha avuto la meglio sulla Nocerina per 2-1 dopo aver sfiorato il tracollo. In svantaggio nel primo tempo per opera di Corapi, gli Umbri hanno rischiato il KO con un palo di Negro. Nella ripresa cambia la musica e con i gol di Guerri e Galabinov gli uomini di Soltil hanno fatto un gran balzo in classifica al ridosso del Pisa. I neroazzurri infatti hanno impattato per 2-2 a Viareggio dove erano passati in vantaggio con Benedetti. Micidiale l'1-2 dei bianconeri con Giovinco e Devena, atroce e beffardo per Cuoghi il pareggio al 90° di Gatto. Soffre non poco la Paganese di Galassadonia, costretta sempre ad inseguire l'Andria. Pugliesi in vantaggio con McCann al 30°, ma azzurro stellati che pareggiano con Girardi poco dopo. Diarini la rete che illude Comini e compagni, freddati dal solito sigillo di Fernandez allo scadere, difensore goleador. Al Barletta di Stringara invece non basta l'esordio di Allegretti, contro il Prato è decisiva la rete di Sabato che rilancia le ambizioni dei toscani. Il Prato adesso allunga anche sul Perugia, fermato sullo 0-0 al Campo Italia di Sorrento dalla giovane squadra di Bucaro. Spareggio salvezza con tante emozioni, infine quello tra Carrarese e Catanzaro con i calabresi in vantaggio grazie a Fioretti a cui replica nella ripresa il nigeriano Makiwa al secondo gol consecutivo. Russotto illude nuovamente la squadra di Cozza prima di Mancuso che ristabilisce la parità e lascia accesa la fiammella della speranza alla squadra di Di Costanzo. E allora in campo Benevento e Frosinone ci sono già state e hanno pareggiato per 0-0. Allora c'è l'ultimo telespettatore in linea, poi chiudiamo. Vi chiediamo scusa ma dobbiamo chiudere le telefonate perché siamo verso la conclusione e poi volevo chiedere ai nostri ospiti una battuta sulle c'è altre. C'è la Marcord, aspettate la Marcord. Pronto?
Sì, pronto? Buonasera, prego. Pronto? Buonasera. Pronto? Prego. So che come ospite c'è Roberto Amodio. Volevo fare una domanda a Roberto Amodio. Pronto? Non è una carrambata, è tutto vero. È pronto? Io non lo sapevo però, Pronto, ma lei come Salvatore, si chiama? Salvatore, ti sentiamo, pronto? Sì, pronto. Ti sentiamo. No, volevo, è una sorpresa per me vedere Roberto in trasmissione a Ripia TV. Pronto? Sì, parla, ti ascoltiamo. Nessuno ha capito chi è. Ti ascoltiamo, Salvatore di puoi Somma, parlare, prego. Tranquillo, vai. Lo vedo molto emozionato, Roberto. Sì. È rimasto senza parole. Salvatore, ti accusavano quando portasti Roberto Amodio ad Avellino che giocava, tolse il posto a Garutti perché l'avevi portato tu, è così. Fu il tuo erede. L'ho portato io, però non ho sbagliato sicuramente. Il campo ti ha dato ragione. Sì, beh, non sempre. Ma infatti quando andavo bene mi aveva portato lui, quando andavo male mi aveva portato Maria. Vabbè, la coppia... Salvatore, comunque se aspetti e ci vedi, fra poco avrai un'altra sorpresa, perché c'è un altro ex dei tuoi anni che interverrà in diretta fra qualche minuto. Va bene, grazie. Un abbraccio. Per la sorpresa. Grazie. Ciao, un bacione, Salvatore, a te. Un bacio a te, un abbraccio. Allora, sei rimasto senza parole. No, lo sapevo io, perché sapevo che dopo andava al Malaga. Sicuramente la telefonata. Me l'aveva detto Sabatini. Bene, torniamo a parlare un attimo dell'attualità del campionato. Un giro tra voi tre. Gallo, riassumimi un po'. Chi vedi? La vetta, hai detto, chiaramente cambierà col mercato, però la squadra che insomma vedi meglio, lo chiedo a te e anche a Roberto. Ma l'Avellino sicuramente è una squadra che lotterà fino alla fine, il Gubbio sarà una squadra che fino alla fine dirà la sua, il Pisa sicuramente fino alla fine, poi ci sono società che non so, l'evoluzione della Paganese, del Perugia, e qua significa avere un po' la sfera di cristallo, questo è impossibile, però queste squadre, così come poi si ammorbidiscono un poco qualcuna che sta un po' su, però le squadre nominate sono quelle che poi fino alla fine comanderanno il girone, e se qualcuno non si suicida e fa rompere il giocattolo interno, certo. Allora a quel punto poi cambia tutta la storia. Speriamo che le favorite di sono d'accordo. Io dico che bisogna dare massima fiducia a Rastelli e allo suo staff e di creare un gruppo solido, di cercare di non fare polemica ogni piccolo risultato che non possa venire, perché alla lunga l'Avellino può arrivare veramente a dare soddisfazione ai tifosi ed arrivare a quella promozione che manca da parecchi anni. Sì. Davide, chi ti ha impressionato di più fino adesso? Allora, partendo dal presupposto che è un campionato molto equilibrato, secondo me, cioè le squadre che mi hanno impressionato di più sono il Gubbio e la Nocerina, e non togliendo nulla naturalmente a Latina, che purtroppo non ho potuto vedere al completo, purtroppo per fortuna non lo so, e aspettando anche il Pisa per vedere un po' se è in realtà la squadra. Io penso che tutti sia... credono, comunque penso di sì. Penso che sia la più forte e penso che a gennaio diventi la più forte. Vediamo. Intanto c'è una persona che ha fermato una partita a carte importantissima, però lui quando sente Avellino ferma tutto. Pronto? Sì, pronto. Mario. Buonasera. Buonasera. Mario Piga in collegamento con il nostro studio. Allora Mario, questa settimana abbiamo festeggiato, non abbiamo festeggiato qua ad Avellino. In parte, è mancata. Ma proprio no, Mario. C'era una sola festa allo stadio. Ero solo domenica, io la solo festa, lei, poi non c'era nessun'altra festa allo stadio. Vero? Ma intanto saluto tutti gli ospiti presenti, anche se non vi vedo, il mio cuore è rimasto Avellino, quindi quando sento Avellino scatto subito perché seguo ancora l'Avellino. Sto seguendo da lontano il campionato, domenica abbiamo perso sicuramente un'occasione anche perché il Latina è rimasta in 10, però
La prima cosa che voglio dire è che le polemiche non servono, rinforzano gli avversari. Bisogna essere tutti uniti, tranquilli, l'Avellino è lì, quindi ancora è tutto in gioco. Voglio solamente dire ai tifosi di stare vicino alla squadra, a Rastelli, alla società, perché solo l'unione può portare l'Avellino al successo. Mario, non ci hai visto, ma praticamente è come se lo avessi fatto, perché qua stiamo parlando proprio di questi argomenti. Purtroppo Avellino evidentemente non è mai cambiata rispetto al passato. Ma ti guarda, esalta quando vinci, ti deprima quando perdi. Io che ho avuto la fortuna di vivere il periodo più bello di Avellino calcistico, posso solamente dire che la vera forza dell'Avellino era la grossa unione che c'era tra giocatori, tifosi, società e stampa. Se c'è questa unione, sicuramente qualsiasi risultato si può ottenere. L'Avellino deve ritornare grande. Io dico che piano piano ci si sta riuscendo. L'anno scorso l'Avellino è venuto su, è in C1. Diciamo che la categoria, secondo me, che in questo momento può competere all'Avellino è la Serie B. Bisogna cercare di ritornarci, Mario, perché è un calcio che conta. I tifosi vivono di calcio, la città vive di calcio e quindi l'Avellino per forza di cose deve ritornare in Serie B. Mario, in ospite con noi in studio c'è anche Roberto Amodio, non so se... Lo saluto, sì, l'arcigno difensore. sì, un ottimo giocatore, un ottimo anche uomo, era un giocatore che faceva sicuramente spogliatoio. Non è molto cambiato, c'è anche Davide Zappacosta e Pasquale Gallo. Per essere un giocatore dell'Avellino cosa ci vuole? Al di là delle doti tecniche. Ma guarda, intanto il giocatore che viene ad indossare la maglia verde deve sapere che questa è una maglia gloriosa, che ha raggiunto dei risultati insperati. E i tifosi di Avellino si innamorano dei propri calciatori, basta sudare sangue, dare tutto in campo, bisogna alla fine del fischio bisogna uscire stremati. L'impegno, secondo me, è la cosa più importante che un calciatore deve esprimere ad Avellino, perché se manca quello i tifosi dell'Avellino sicuramente non amano i calciatori che non si impegnano. C'è una cosa che è cambiata, Mario, rispetto al passato, però qualche minuto fa qua in redazione ha telefonato Salvatore Di Somma, che era uno come te che viveva la città. Sì. Mi raccontavi in settimana, quando ti ho ascoltato per il mattino, che praticamente ogni giovedì tu, Cattaneo, Lombardi, ecco, cosa facevate? Beh, noi vivevamo a contatto con il pubblico, noi in pratica c'erano i club che erano coordinati benissimo. Io adesso ricordo qualche nome, Marcantonio, che penso che non ci sia neanche più, Mimmo Giordano. Sì. E ogni giovedì ci trovavamo perché noi mettevamo al corrente i tifosi di quello che facevamo durante la settimana, cioè erano coinvolti, non nascondevamo niente. E nel momento in cui noi andavamo in campo, i tifosi sapevano benissimo noi come avevamo trascorso la settimana. E devo dire che i tifosi ci hanno sempre dato quel dodicesimo uomo in campo che ci ha fatto fare dei risultati insperati, battere il Milan, battere la Roma, battere la Juve, battere l'Inter. Solo se hai delle grandi componenti, come avevamo noi in quel periodo, riesci a sovvertire certi pronostici, altrimenti non ce la fai. Va bene, no, una curiosità, volevo sapere Pasquale Gallo, dove vivi ora? Beh, io vivo nella mia Sardegna, sono innamorato della Sardegna. Non mi dove? La città, la città, Mario? Beh, io vivo in un paese, Palau, sulla Costa Smeralda. Dove ha fatto il bagno fino a qualche giorno fa. Guarda, io ho il mio gommone fino a 3 giorni fa e ho sempre al mare. Adesso sta iniziando un po' di freddo, vado a pescare con mio fratello e la vita, devo dire che è fatta a tappe. Ho vissuto molto bene quando facevo il calciatore, ho provato a rimanere nell'ambiente del calcio, ma rimanere nell'ambiente del calcio significava venire in continente. Siccome io sono amante della natura, della mia Sardegna, del mare, e la vita ti dà anche altre opportunità, e quindi mi voglio godere tranquillamente, diciamo, gli anni che mi rimangono da vivere, godendomi la splendida natura della Sardegna. Allora, il motivo, allora, noi non ci conosciamo, io mi chiamo Pasquale Gallo. Piacere. Io, la mia seconda casa è Santa Teresa di Gallura. Quindi bella. Noi siamo a 20, precisamente, dice l'insegna, 22 chilometri. Ho capito. E sono fra i pochi forse che hanno subito un'alluvione
del 4 settembre è stata bestiale. Questa alluvione del 4 settembre, averla in Gallura, un'alluvione. Ah, è vero, sì, bravo, sì. Nel sì, porto sì, turistico sì, di Santa Teresa, però il motivo per cui ho fatto chiedere dove, io lo sapevo, perché per una serie di combinazioni strane, e io ho anche allentato un po' in Sardegna il mio lavoro, non ci siamo incontrati solo per puro caso. Perché mi ha fatto enorme piacere. No, io ma, sento ma, che c'è qualche avellinese qua no, in Calabria, no, in Sardegna. No, perché, no, ma quale non è il proprio avellinese, sono, però. Perché sono, vabbè, perché non sono, lo diciamo. Perché sono io che ho conosciuto tanti sardi nel calcio che mi hanno sempre parlato di Mario Piga, da Nuoro a Calangianus a Tempio, a tutti che mi hanno sempre parlato di te. Quindi penso che prima o poi ci conosceremo. Mario, 30 secondi per salutarti, giusto per far capire com'è il calcio, fatto di episodi, di scelte, e poi noi parliamo il lunedì di come è andata. Arrivasti ad Avellino per concludere giusto questo aneddoto, in effetti come ruota di scorta, perché cercavano tuo fratello, se non erro. Sì, è vero, sì, l'Avellino gli serviva solo l'attaccante, perché a centrocampo Carosi ormai aveva già i posti occupati e chiaramente voleva solo l'attaccante. Marco, mio fratello, disse: no, se prendete anche Mario insieme a me io vengo. Lo mettevamo proprio come condizione fino a quel periodo, tutte e due o nessuno. E veni anche io e dopo un paio di partite mi presi il posto da titolare e sono diventato un giocatore inamovibile nello scacchiere e di con un tuo gol ci portassi in Serie A, dove è iniziata la leggenda. Grazie Mario Piga, grazie. Alla prossima. Prego, un abbraccio a tutti e mi raccomando, state vicino ai calciatori, alla società, perché tutti insieme si può vincere. Grazie. Bene, grazie. E io spero di venire magari a giugno quando faremo la festa. Facciamo una festa. Speriamo. In Serie B, ok? Grazie. Ti aspettiamo a giugno. A te. Amodio applaudiva. Standing ovation. Sì. Perché veramente su giocatori importanti che hanno fatto la storia ad Avellino e poi un attaccamento, anche io ho vissuto quello che diceva con il coordinamento, questi tifosi che la domenica venivano in massa a prenderci all'Hotel Jolly e ci scortavano al campo, quindi sono momenti indimenticabili. Questo manca perché oggi è certo due giocatori che non sono in città. I tempi sono non cambiati. Non si vive la città. I tempi sono cambiati, sì. Davide valori, vive pure a Avellino. Poi come fa a non vivere a Avellino? Io ancora oggi la residenza, ecco, la residenza Avellino, Avellino. Sono stato e sempre tuo figlio benissimo. Che è qui con noi stasera è nato ad Avellino, è nato ad Avellino. Io sono stato sempre bene, ecco, in effetti vedo, c'era sempre molta genuinità nel rapporto tra tifoseria e squadra. Sono cambiati anche i tempi, però i tempi sono cambiati, come diceva dottor Gallo, naturalmente c'è un mercato sempre aperto dove un giocatore magari arriva due mesi, poi magari alle prime incomprensioni, ecco, le prime due o tre partite che non gioca, già si pensa a spostare, a fare, e quindi diventa un attaccamento, diventa sempre più difficile. Ma tu sai che io c'ho sangue irpino, sì? No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Un Gallo irpino. No, io provengo da Andretta. Tua mamma o tuo padre? Mio padre. Quindi il sangue irpino. Sono curiosissimo di questo. Siamo contentissimi. Sono nato a Salerno nel centro storico, ma il mio sangue è dell'Alta Irpinia. Devo prendermi una colpa, quella di non aver fatto una Marcord a Roberto Amodio, però già no, stamattina dopo che mi sono la confrontato. Vorrei attenzione, parlare anche un po' dell'Andrea. Attenzione. Mi sono confrontato con Daniele Iannella, che è il nostro storico, ha detto: ma Amodio ha giocato tantissime partite, ma non è facile i nostri riflessi ripresi dalla Rai e dai nostri highlights trovare gol, anche perché due poi gol. Tirava spesso delle punizioni molto alte, non, però molto una alte, partita molto alte, non ho capito, molto alte, Roberto, ma già che me le facevano tirare, Roberto, già vuol dire che questo potevo, che te le facevano già che tirare, con quei giocatori che c'erano me le facevano che tirare, ho seguito dappertutto, tiro stupendo, forte, però si alzava sempre, capitava spesso che si alzava quel tiro. Ho trovato una però partita velocemente. Se le tiravo vuol dire che c'era la fiducia dei compagni, mi facevano esatto tirare. C'erano compagni importanti. In quel momento, lo so. C'è una partita, sì, ti intravedi, dura giusto 50 secondi di tifesta, l'ho presa poco fa insieme a Michele Imperiale. Ecco, io ero in tribuna, questo non la dimentico Marco, mai, ma penso pure tu. No, ma la voglio far commentare. Era un pareggio che abbiamo fatto A Bergamo. Sì.
andammo sotto di 3 gol. Sì. Qua ti intravedi con la tua falcata, questa è bella che la mette dentro. Sì, il 5 ero io. Il 5, sì, sì, sì. Cantarutti, una bella. Qua cerchi qua, di andare a chiudere, poi invece c'è Ferroni che su Stromberg non lo ferma e va via. 3-0, mancavano 20 minuti alla fine, non ti dica Bergamo, tanti complimenti perché la Vino giocava bene. E poi capita il primo gol, Piotti dall'altra parte, Faccini fa il primo gol, Colomba bissa a 5 minuti dal termine, al terzo di recupero, non si segnalava all'epoca, da Colomba passiamo a Colombo che fece esplodere pochi di noi che stavamo là e uscimmo scortati. Vabbè, beh, però c'eri, voglio dire, c'eri a Roberto. A proposito, Roberto, ti posso fare una domanda? Io spesso vengo un po' fraintesa per quello che dico. A volte penso che questi 10 anni di Serie A ci hanno fatto tanto bene, però stare rivolti troppo con la testa al passato. No, assolutamente, quello è deleterio in questo momento qua. La realtà è questa qui, purtroppo i cambiamenti ci sono. Si è arrivati addirittura che poteva scomparire il calcio, no? Certo. Dall'interregionale, che è scomparso per qualche anno. Certo. I tempi sono cambiati, adesso bisogna rimettere in piedi tutto e farlo con degli sforzi incredibili, perché mantenere le società in queste categorie, per i presidenti che ci stanno, sono persone che veramente lo fanno con grande passione e con un grande dispendio economico. Quindi bisogna stargli vicino, dare fiducia a queste persone, perché sicuramente sono i primi, vogliono che l'Avellino faccia bene. Ecco. Quello che è importante è questo qua, cercare di dare una mano, di non criticare in continuazione, poi alla fine si faranno i conti. Nel calcio chi non opera non sbaglia. Domenica intanto si va ad Andria, Davide, che tra l'altro ieri ha annunciato Francesco De Pasquale, il nuovo proprietario dell'Andria, quindi ha anche cambiato... De Pasquale. Francesco De Pasquale, già da ieri era in carica come presidente, oggi c'è stato l'annuncio ufficiale. Ieri questo pareggio l'abbiamo visto a Pagani, che squadra è, che partita sarà? Ovviamente non abbiamo la sfera di vetro, 3 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, abbastanza equilibrata dal punto di vista dei gol fatti e subiti. Sì, sarà sicuramente un campo difficile, una partita difficile. Anzi, probabilmente sarà più difficile giocare questa partita che molte altre, perché io lo spero. Io mi assumo questa responsabilità, vediamo in mia assenza, non lunedì. Ci sarò lunedì, no. Mi puoi chiamare, però sto all'estero. Sai, però in Germania dove vai sempre. Perché c'è la festa di Natale, però vincete ad Andria. Adesso sto facendo un giro mio mentale e voi vincete ad Andria. Vabbè, non so il tuo giro. Stanno cioè, movimenti di mercato che vanno a scompostolare il fogliatoio dell'Andria. Ma sono intuiti personali. Intuiti personali. No, come ha sentito il nome del presidente. Finisce. Io lo spero. Niente, sarà una partita difficile, come detto, ma sono 3 punti importanti, quindi dobbiamo cercare a tutti i costi di portare a casa il bottino pieno. Facciamo finire Pasquale, perché Sì, portano il bottino pieno e sono contento soprattutto per me che ho indovinato la scommessa. Però se questo poi non succede ed il bottino è a metà, è uguale, altrimenti chi faremo gli errori dell'inizio della trasmissione. Un difensore, un centrocampista e un attaccante che consiglieresti? Non all'Avellino, ma dovrei conoscere veramente bene, non è un voler non solo per l'Avellino eludere la domanda, ma effettivamente perché dicendo qui ci stanno ancora gente svincolata che la gente non si rende conto che, per esempio, gente come Guzman e Matteo Paro, cioè io ci sono giocatori che hanno fatto la Serie A anche in una certa maniera, hanno giocato anche nella Juventus, hanno 27-28 anni e siccome c'è questa questione gli under, che questi 5 giochi, 6, 7, 8, e quello poi no, e quello è vecchio a 25 anni, è tutto sbagliato. Io, quindi la risposta è difficile, ce ne sarebbero tanti, però innanzitutto farei anche un torto a qualche centrocampista che non conosco bene dell'Avellino, perché non l'ho seguito questa parte del campionato, l'Avellino non l'ho seguito, non ho visto neanche una partita, quindi la mia presenza qui è più che altro di esperienza in generale, ma dell'Avellino in particolare, certo. Parlare di Castaldo, Biancolino, Millesi, questo Herrera di cui mi parlano bene,
Fumagalli avrà la sua esperienza, poi c'è chi è contro, chi è a favore, ma Zenga venne a Salerno a giocare, lo fece uscire in lacrime e se ne tornò a Milano per due gol, che fece due papere in una partita. Zenga sappiamo chi è diventato, certo. Che il calcio è fatto così, non, ma non lo cambierà mai nessuno. E poi il fatto dei 10 anni di Serie A, è vero come dici tu Titti, che molte volte poi diventano un fatto negativo quando si abbarbica al passato una persona. Il passato è bello ricordarlo perché è commovente, emozionante, però ci sta anche chi è in auge e viene massacrato e riparte dal basso, e quello è ancora più grande se riesce a dimenticare il suo passato. E questo Mario Pica l'ha detto Amodio, e ne sono consapevole anche io. Forse perché siamo un po' vecchiotti e quindi allora... un po' di esperienza di vita. Così è. Dobbiamo... Sono vecchiotto, però io i miei ricordi mi piace tenere. Bisogna guardare alla... Se ho qualche anno in più della al dottoressa futuro. Festa, questo patrimonio, quella invidia, no, la sua, perciò mi fa fare la Marcordia. Ovviamente, ha limitato l'unico, la Marcordia, l'unico che ha capito che cosa volevo dire è stato Roberto Amodio e Pasquale Gallo. Tu come abbiamo al solito non hai capito tutti, nulla. Dobbiamo chiudere perché c'è Michele Imperiale che ci ha fatto vedere che è tardi e ha ragione, gli chiediamo scusa, ringraziamo lui, il nostro Orlando Matarazzo e il nostro compagno di trasferta Massimo Battista che sarà con noi, anche ad Andrea. Ringraziamo soprattutto, un grazie di cuore a Roberto grazie. Amodio, grazie, grazie, ti aspettiamo presto. Certo. Aspettiamo in primavera per festeggiare. In primavera per festeggiare, speriamo il centenario. Grazie a Davide Zappacosta, in bocca al lupo. E continua così. Grazie a Pasquale Gallo dal sangue irpino. Dal sangue irpino e che non ha fatto forse una figura da pollo. E allora grazie soprattutto allo sponsor La Caramella, andate al punto vendita da Tripalda perché è davvero bello, oltre che da vedere ricco di leccornie a Piazza Umberto, poi gli altri punti sono a Via Roma, Via De Napoli e Via Guarini. I nostri ospiti riceveranno un'ottima doppia bottiglia di vino, ho visto bene in giro. Bene, sì. In giro, grazie anche a te, guarda stasera anche a te, giusto perché siamo bisogna essere educati. Va bene, grazie a tutti e equilibrio è la nostra parola d'ordine. Forza Avellino, arrivederci. Sera.